Salve a tutti, bentrovati. In questo nuovo video ho il piacere di mostrarvi come sostituire il variatore e la cinghia di trasmissione. La prima cosa da fare è rimuovere, se è necessario, tutto ciò che impedisce la corretta rimozione del carter dove si trova la trasmissione. Fatto questo, poi rimuoviamo il carter come vi sto mostrando adesso, svitando tutti i perni che lo tengono fissato. Ora, usando una bussola da 19 e una pistola pneumatica, andremo a svitare il dado della frizione. Il carter della trasmissione è libero e può essere anche rimosso. Non vi spaventate se vedete il mio scooter tutto smontato. Io l'ho dovuto fare perché ho fatto anche altre cose. Di solito, per sostituire il variatore e la cinghia, occorre soltanto rimuovere il carter della trasmissione. Bene, allora, qui c'è il variatore. Ora, per rimuoverlo, dobbiamo svitare questo dado da 18. Io vi consiglio di usare una chiave a bussola utilizzando una pistola pneumatica. Allora, questa che ho tolto è una ruota dentata. Eccola. Su di essa si innesta in fase di avviamento il pignone del motorino di avviamento. Eccolo qua. In questo modo. Adesso incominciamo a rimuovere il variatore. Dovete sapere, carissimi amici, che è formato da tanti pezzi. Allora, ora incomincio ad elencarli uno alla volta. Questa è la prima semipuleggia. Poi c'è questa rondella. Eccola qua che va in questo posto. Questa che tolgo è la cinghia di trasmissione. Questo qua invece è il mozzo del variatore. Tolgo poi la seconda semipuleggia del variatore. In questa troverete rulli. Eccoli qua, stanno dietro. Questi sono i rulli. Infine rimuovo questo piattello. Fatto. Questi sono tutti i componenti del variatore. Ricompongo tutto per farvi vedere bene come è composto l'intero variatore. Allora, questa è la semipuleggia in cui si trovano i rulli. Bene, sopra viene questo piattello. All'interno della bocca di questa semipuleggia introduco il mozzo del variatore. Eccolo qua. Poi c'è questa rondella. Quest'altra semipuleggia. Ed infine c'è questa ruota dentata sulla quale si innesta in fase di avviamento il pignone del motorino di avviamento, che è questo. Eccolo qua. Allora, ora per togliere la cinghia di trasmissione dobbiamo rimuovere prima la campana della frizione. Come vedete, questo scooter ha la frizione a secco. Ecco, ora toglieremo il gruppo frizione ed abbiamo concluso. Come avete visto, è tutto molto semplice. Bene ragazzi, allora questi sono i rulli nuovi che dobbiamo installare nel nuovo variatore. Da notare che il rivestimento in plastica giallo è più aperto da un lato e meno aperto dall'altro. Questo perché hanno un verso per installarli. Ora cercherò di mostrarvi il corretto montaggio, fate attenzione. Allora, questa è la semipuleggia e il suo senso di rotazione è quello che vedete dalle frecce gialle.
Quindi i rulli vanno installati in questo modo. Fate attenzione alla parte gialla in plastica più aperta. Vi ho messo una freccia gialla per farvi vedere bene la parte scoperta del rullo. Ecco, quest'ultima va sempre posizionata in direzione del senso di rotazione del variatore. Fate attenzione a non confondervi. Mi raccomando, i rulli non devono essere lubrificati quando li andrete a mettere nella semipuleggia. Come escono dalla confezione, così dovete installarli. Come avete visto, è stato molto semplice introdurre i rulli all'interno della puleggia. Bene, ora rimontiamo tutto facendo molta attenzione a tenere uniti con le dita il piattello e la semipuleggia. Questo per evitare che i rulli possano spostarsi all'interno. Ora prendiamo il mozzo e lo introduciamo all'interno della bocca della semipuleggia in questo modo, tenendo sempre uniti i due pezzi per non far spostare i rulli. Poi spingiamo pian piano avanti a battuta. Ecco fatto, molto semplice. Questo è il senso di rotazione del variatore. Mi raccomando, evitate sempre di lubrificare i pezzi del variatore. Questa è la cinghia di trasmissione con cui ci ho fatto più di 40.000 km. Se la giriamo in questo modo, nel punto indicato dalla freccia gialla si notano delle piccole crepe, quindi è da cambiare assolutamente. Quest'altra invece è la cinghia nuova, da notare che ha un senso di rotazione. Infatti guardate, ci sono delle frecce che ci suggeriscono la corretta installazione. Questo invece è il gruppo frizione. Prima di installarlo ovviamente dobbiamo farci un po' di manutenzione. Per quanto riguarda la campana della frizione, che è questa, eccola, useremo un po' di carta abrasiva di grana numero 120 ed andremo a carteggiare un po' all'interno in modo da opacizzare la parte lucida. In questo modo la frizione avrà più grip. Ci fermeremo quando la parte lucida sarà completamente opacizzata. Anche sul materiale di attrito della frizione, che comunemente viene chiamato ferrodo, dobbiamo intervenire con la carta abrasiva. Ecco, noterete che la superficie è molto lucida, quindi dobbiamo carteggiare leggermente per opacizzare questa superficie. Questa polverina scura è il materiale di attrito che stiamo carteggiando. Dobbiamo solo rimuovere la parte lucida senza insistere più di tanto. All'interno di questo foro c'è un cuscinetto a rulli, quindi andremo a lubrificarlo mettendoci un pochettino di grasso per cuscinetti. Ne basta un pochettino soltanto. Bene ragazzi, ora siamo pronti per installare il tutto. Allora cerchiamo di aprire la puleggia condotta del gruppo frizione facendo il movimento che vi sto mostrando adesso, in modo da far inserire bene in profondità la cinghia nella puleggia. Una volta inserita la cinghia all'interno della puleggia condotta,
Poi la teniamo stretta con due dita come vi sto mostrando adesso nella foto. Poi prenderemo il gruppo frizione ed andremo ad installarlo. Molto semplice. Mi raccomando, fate molta attenzione quando andrete a installare la cinghia. Le frecce stampate sulla cinghia di trasmissione devono essere rivolte nello stesso senso di rotazione del motore. Infatti, se guardate, non potete assolutamente sbagliarvi. Carissimi amici, volevo dirvi che in descrizione o se preferite nel mio canale troverete altri video che riguardano la manutenzione di uno scooter. Dovete solo cercare il video che vi interessa. Ok, ora possiamo anche installare l'altra semipuleggia del variatore. Mettiamo prima la rondella e poi la semipuleggia. Ora vado a installare il pignone del motorino di avviamento, eccolo qua. Nel mio scooter si trova in prossimità del variatore. Non tutti gli scooter sono fatti allo stesso modo e molto probabilmente il vostro si troverà altrove. Ora vado a installare la ruota dentata sulla quale si innesta il pignone quando il motore è in fase di avviamento. Il dato da 18 lo andremo a stringere con una bussola utilizzando una pistola pneumatica. Vi consiglio di acquistarla perché non costa molto. Io l'ho pagata soltanto 30 euro. Ora installo la campana del gruppo frizione, poi metto la rondella che è prevista. Vado a installare il carter della distribuzione, praticamente rifaccio la procedura inversa che mi avete visto fare all'inizio del video, molto semplice. Anche qua è prevista una rondella e io la metto. Poi metto il dado da 19 e stringo tutto con la pistola pneumatica. Carissimi signori, vorrei sottolineare un punto per me fondamentale. Io non svolgo per professione nessuna attività mostrata nei miei video. Se vedete una certa abilità da parte mia nell'eseguire i lavori mostrati, sappiate che questa è frutto di una forte passione che nutro da sempre per il fa da te. E vi garantisco che con un po' di impegno e tanta pazienza potete ottenere gli stessi risultati ed anche di più. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!